La sua identità non la conoscono tutti, ma le sue canzoni invece sì. Sto parlando di Liberato. Liberato è un cantautore italiano che ha ridato vita al napoletano, rendendolo così più conosciuto e moderno. Egli non è conosciuto solo nel sud Italia, ma l'italiano medio avrà sentito almeno una volta una delle sue canzoni. Infatti, sebbene la sua musica non sia da tutti i giorni, chiunque la canta. Spesso, quando parliamo di musica napoletana, facciamo riferimento al melodico. Ma il melodico non ha nulla a che vedere con la musica di Liberato. Le canzoni di Liberato non hanno un vero e proprio genere musicale, ma si adattano a tutte le generazioni. Ma perché la sua identità non si conosce? A questa domanda si può rispondere con innumerevoli teorie. Siccome non ci è stata data nessuna conferma da parte del cantautore, dunque ai fan non resta che fantasticare. Questi, infatti, pensano che egli sia un carcerato del penitenziario minorile di Nisida e per questo non gli è possibile mostrare il suo volto. Liberato esce allo scoperto il 14 febbraio 2017 con la sua prima canzone 9 maggio. Canzone che da subito ha raggiunto fama. Alcuni pensano che il titolo della canzone faccia riferimento a quando venne ritrovato Aldo Moro. Infatti, il 9 maggio 1978 fu ritrovato Aldo Moro, in via delle Botteghe Oscure, in una Renault 4 rossa. Liberato non cura solo la sua musica, ma anche tutta la grafica legata alle sue immagini e soprattutto ai suoi post su Instagram. Infatti, sulle copertine dei suoi album è sempre presente una rosa. Ma allora ci verrebbe da chiederci perché è sempre presente una rosa nelle sue copertine? Da lettera35.it leggiamo: la rosa, presente in quasi tutti i suoi racconti in musica, è il simbolo dell'amore per eccellenza, ma è anche un fiore che simboleggia il mistero. Oltre al simbolo della rosa, ritroviamo anche il numero 9. Ma allora perché il numero 9 è così ricorrente? Da lettera35.it leggiamo: il numero 9 rimanda ad un ideale di perfezione, di chiusura del cerchio, oltre che di materia che si ricompone dopo essere stata scomposta. In effetti, il numero 9 compare spesso e volentieri, come ad esempio nel titolo della sua prima canzone. Liberato sceglie anche il 9 maggio come data del suo primo concerto tenutosi a Napoli nel 2018. Il cantante senza volto l'annuncia ai suoi fan il 3 maggio 2018 con un post su Instagram. Da qui iniziano a comparire altri concerti, come ad esempio quello del 9 giugno 2018 a Milano. Anche questa volta il cantante lo annuncia su Instagram. E così via. I testi di Liberato sono ricchi di metafore e dalle canzoni si può intendere un po' quella che è la sua situazione. Come ad esempio in Gaiola porta fortuna troviamo le parole: ma manucchiagna giù, te porto sotto la luna. O anche: io giura mai più a voce una sirena quando stavo assieme a te. Il cuore mi batteva. Dal testo si può intendere che Liberato abbia commesso un errore che vorrebbe non fosse mai successo, che però lo ha portato a sentire il suono delle sirene, dunque che egli sia un carcerato. Si dice anche che il gommone sul quale ha svolto il suo primo concerto provenisse dall'isola di Nisida, ovvero dal carcere minorile. Su dearwaves.com infatti troviamo: Liberato è arrivato alla Rotonda Diaz per l'ormai storico concerto evento in comune. Indovinate da quale direzione? Proprio da Nisida. Sempre da dearwaves.com leggiamo: erano 6 persone sull'imbarcazione, ma sul palco se ne sono esibite solo 3. Come mai?
Lo youtuber avanza come ipotesi quella che sulla barca, assieme ai tre ragazzi, ci fossero anche i tre guardie del carcere per scortarli. Un altro segno che ci può far pensare che egli sia un carcerato è la sua consuetudine di agitare in alto una sirena a manovella, cosa che ha fatto all'inizio e alla fine del suo primo concerto a Napoli. In più, anche dal titolo della sua canzone, In the Street, si può tranquillamente pensare ad una condizione di isolamento, come in una cella. Per quanto riguarda il carcere minorile di Nisida, si può anche dire che prevede un laboratorio musicale tra le tante attività di recupero dei detenuti. Questo ci può far pensare anche che il personaggio Cardio Trap in Mare Fuori non sia null'altro che una proiezione cinematografica del cantautore liberato. Lo potremmo intuire dal fatto che anche in questa serie è presente un laboratorio musicale, ma anche perché narra la storia di giovani detenuti che vivono in una condizione di disagio provenuta da Napoli, la città di Liberato, ma soprattutto la Napoli descritta nelle canzoni di Liberato. Attraverso uno studio più preciso sulle canzoni di Liberato, troviamo più e più volte frasi che ci riconducono alla teoria precedente, come ad esempio in Wayo. Ma tutte queste rimangono supposizioni e Liberato resta il fenomeno dalle mille teorie.